cari nel signore eccoci ritrovati a questo nostro appuntamento settimanale che spero stia stimolando la vostra sete di conoscenza delle scritture sono anche consapevole del fatto che su questo pulpito quindi su questa platea vengono registrati e prodotti diversi programmi che poi la nostra emittente propone ai nostri cari telespettatori. Però al di là che vedete dietro di me quella che è la scritta oramai abbastanza nota del nostro locale di culto, quello che andiamo a condividere in questa mezz'ora assieme non è né un servizio di culto, né tanto più una predicazione, ma è un incontro al cospetto delle scritture. Che ancora ci sta permettendo, così come ancora il titolo del nostro ritrovarci assieme, studiando la parola. E anche il verbo testimone: che è un qualcosa che continua nel tempo, non è uno studio, ma è studiando. Perché tutte le volte che ci ritroviamo dinanzi alle scritture, siamo con quella voglia, con quella fame di studio inteso come conoscenza, di approfondimento delle scritture, che poi continua anche al di fuori di questo tempo condiviso assieme. Stiamo quindi intrattenendoci con il profeta Geremia. Ritengo e credo che questa è l'ultima lezione, l'ultimo appuntamento che dedichiamo a questo libro, con il quale appunto... Andiamo a concludere un ciclo di lezioni dedicato a Geremia, alla sua profezia e quindi anche al suo libro. Abbiamo avuto diverse volte occasione di dirci della difficoltà nella quale è posta la vita di Geremia, costretto ad annunciare una parola che andava contro i sacerdoti. E la sua famiglia naturale era una famiglia di sacerdoti. Lui è anche un uomo di corte perché accede al cospetto dei governanti, dove non tanto con loro, ma è costretto a confrontarsi con un'altra schiera di profeti che annunciano le cose totalmente opposte alle sue. E nella lezione precedente abbiamo avuto modo di vedere ancora al capitolo 28 quello che accade tra Geremia e il profeta Anania appunto su questo annuncio del giogo e il consiglio di sottomettersi a Babilonia. Noi vediamo quindi che questo profeta si trova a vivere il tempo che precede l'arrivo dei babilonesi e la deportazione di una parte del suo popolo. Ci sarà la distruzione del Tempio, quindi situazione sicuramente non felici per i giudei. Eppure, in tutta questa prospettiva, come si manifesta la parola di Geremia? È una parola di delusione? È una parola di sconforto? È una parola di condanno per dire ci cioè, aspetta questo, chi si è visto si è visto, oppure è colpa nostra, abbiamo abbandonato la fede nel Dio unico, ci siamo o vi siete rivolgendosi al suo popolo, prostrati dinanzi a delle divinità inesistenti, avete seguito indovinatori, pronosticatori, gente visionaria e quindi avete dimenticato la fedeltà. Nel nostro Dio. Qual è invece l'atteggiamento che Geremia ha? È vero che lui annuncia un giudizio, e annuncia anche un giudizio che è imminente, un giudizio che lui stesso vive. Infatti, la parola di profezia non è una parola lanciata in un futuro lontano, ma è una parola che è sempre al presente, che trova la sua conferma nelle vicende di ogni. Giorno. Ma questo giudizio che viene annunciato, viene non tanto per castigo. Infatti nell'analisi dei libri fin qui incontrati abbiamo considerato che ciò che appare come un castigo, come una punizione da parte di quello che è per noi un Dio d'amore, l'Iddio della santità, ma è anche l'Iddio della giustizia, ma per certo non è un Dio vendicatore, non è un Dio malvagio, non è un Dio che si diverte a portare il male. Ciò che appare una condanna in realtà non è altro che uno strumento per ritornare a Lui. Infatti il giudizio annunciato da Geremia quale scopo ha? Quello che il popolo, gli Israeliti, si possano pentire e nel momento in cui si pentono e quindi c'è questa presa di coscienza di una vita lontana da lui arriva l'appello alla conversione quell'invito a ritornare a lui quante volte nei brani che abbiamo incrociato c'è questo invito a ritornare a lui. Ne leggiamo assieme qualcuno partendo dalla parte iniziale ancora del libro, andando in ordine al capitolo 3, al verso 21, cosa ci dice il testo? Una voce si è fatta udire sulle alture, sono i pianti, le suppliche dei figli di Israele, perché hanno pervertito la loro via hanno dimenticato il Signore il loro Dio davanti a questo stato di fatto qual è la parola tornate figli traviati io vi guarirò dei vostri traviamenti ecco l'invito tornate e infatti ancora al capitolo 4 immediatamente dopo al primo verso Israele se tu torni se tu torni da me, è la richiesta ancora di questo Dio, se tu torni, ecco allora quella che è la conversione, un ritornare a Dio. Ma nonostante questi inviti c'è una lapidaria sentenza che cammina tra i brani di questo libro. Davanti a questi inviti... Qual è la sentenza? Ma voi non avete ascoltato. È la constatazione di questo Dio che nonostante gli inviti non trova reazione. Una reazione alla quale lo stesso Geremia più di qualche volta cerca di sopperire, spero lo ricordiate perché ne abbiamo parlato, cerca di sopperire con la sua preghiera, con la sua intercessione. E nel suo tentativo si trova frenato. L'Eterno gli dice: Inutile non pregare perché questo non ascolta, evita di pregare. Quindi abbiamo da una parte questa prospettiva. È vero, c'è il giudizio imminente, ma Dio rimane ancora colui che vuole attraverso questo giudizio riportare a sé il suo popolo diciamo quindi che c'è un fine anche nella sofferenza anche in quella che all'uomo appare una condanna c'è un fine per ritornare a Dio ma nella storia del vasaio che abbiamo avuto modo di incontrare già diverse volte in questo nostro percorso nel libro di Geremia che nel capitolo 18 abbiamo visto che Geremia scende nella bottega di un vasaio, di un artigiano, lo vede lavorare ancora al tornio, fare un vaso che si rompe e ne comincia un altro. Questa diretta visione diventa un messaggio per il popolo, di Dio che dice, casa di Israele, non posso far di voi quello che fa questo vasaio. Cioè se io decido di rompere il mio popolo e quindi ci apriamo a quella che è la prospettiva della deportazione, quello che per il popolo può apparire un castigo, una punizione, ma io lo posso fare, sono nella condizione di farlo. A un dato momento io parlo riguardo una nazione, riguardo un regno, di sradicare, di abbattere, di distruggere. Queste sono le mie intenzioni è il parlare di Dio. Ma il testo immediatamente aggiunge, ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di farle. Quindi dietro quel castigo ecco un'altra prospettiva. Prima dicevamo tornare a Dio, se tu torni a me. Adesso è questo, convertirsi dalla sua malvagità, allontanarsi dal male. Allora ciò che sta per accadere non vuole infliggere sofferenza, ma vuole essere uno strumento per riflettere e dare la coscienza che questo popolo si possa allontanare dal male. Ma così come prima dicevamo della sentenza, ma voi. Non avete ascoltato questo stesso testo? Cosa ci dice al verso 12? Ma costoro dicono, davanti a questa proposta, davanti a queste sollecitazioni, chiamiamo anche davanti a questa profezia, cosa dicono le persone, gli uditori, gli uditori quelli che la ricevono? È inutile. Noi vogliamo camminare seguendo i nostri pensieri. Vogliamo agire ciascuno seguendo la caparbietà del nostro cuore malvagio. Fin quando non c'è volontà di cambiare, le cose andranno sempre in un determinato modo. E poi coloro che non vogliono cambiare e non hanno il coraggio di assumersi le proprie responsabilità, addossano la colpa a chi è lontano da loro. È Dio che ci manda questo. Ma noi stiamo conoscendo nel testo di Geremia che questo Dio dice: Se tu torni, se tu ti allontani, io cambio il mio pensiero, cambia il corso della storia. C'è comunque allora in Geremia una prospettiva, c'è la possibilità di redenzione, una possibilità che diventa ancora più evidente. Nel testo del capitolo 24. Nella precedente lezione si parlava ancora della profezia di Geremia accompagnata da segni e dello stesso Geremia portatore di segni, e non abbiamo avuto modo di soffermarci su questo testo che incontriamo adesso, l'episodio di Due canestri di fichi, capitolo 24. Il Signore mi fece vedere due canestri di fichi posti davanti al tempio del Signore. Dopo che Nabucodonosor, re di Babilonia, ebbe deportato da Gerusalemme a Babilonia, Ieconi, figlio di Joachim, re di Giuda, i capi di Giuda, i falegnami e i fabbri. È accaduto ciò che Geremia aveva annunciato, quel giudizio si è manifestato. Infatti il testo ci dice che c'è stata la deportazione. Allora lui vede queste cose, vede due canestri. continuiamo dal verso 2. Uno dei canestri conteneva dei fichi molto buoni, come sono i fichi primatici. E l'altro canistro conteneva dei fichi molto cattivi, che non si potevano mangiare, tanto erano cattivi. Il Signore mi disse, che vedi Geremia? Io risposi, dei fichi, quelli buoni, molto buoni e quelli cattivi, molto cattivi da non potersi mangiare, tanto sono cattivi. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Così parla il Signore, Dio di Israele. Quali sono questi fichi buoni? Tali saranno quelli di Giuda che ho mandato da questo luogo in esilio nel paese dei Caldei. Io li tratterò con riguardo, metterò il mio occhio su di loro per il bene, li ricondurrò in questo paese, li stabilirò fermamente e non li distruggerò. Li pianterò e non li sradicherò. Darò loro un cuore per conoscere che sono il Signore. Saranno mio popolo e io sarò loro Dio perché si convertiranno a me con tutto il loro cuore. C'è quindi sempre aperta la possibilità di una redenzione. Prima abbiamo visto che non c'è stata risposta. Qui sembra che l'intervento di Dio voglia forzare la storia. La rivelazione di Geremia è questa. Così come c'è un cesto con i fichi buoni. Tra quelli che sono stati deportati c'è una parte di buono. Ci sono alcuni che ancora non sono cattivi, non sono diventati tanto cattivi, quindi non devono convertirsi dalla loro malvagità perché non sono malvagi. Ma se erano soltanto potremmo Utilizzare l'espressione rimanendo a parlare di fichi non erano ancora maturi, erano acerbi, ma quello che è accaduto li ha resi maturi. E siccome sono buoni io non li, ho, non li abbandonerò, anzi il testo dice li tratterò col riguardo, metterò su di loro il mio occhio. E poi ecco la proposta di un patto con Dio, darò loro un cuore. Per conoscere che sono il Signore, saranno mio popolo e io sarò loro Dio perché si convertiranno a me con tutto il loro cuore. Dobbiamo per forza di cosa notare che tutti e tre i verbi sono al futuro, quindi, è un qualcosa che accadrà davanti a. Alla triste constatazione del momento c'è un annuncio di speranza per il futuro. Oggi è vero, questi sono deportati in Babilonia, ma si convertiranno, saranno mio popolo, ci sarà una trasformazione. Al presente, quanto nero possa essere, dove c'è la fede, dove c'è la parola dell'Eterno, non manca mai la speranza. Speranza, c'è sempre una speranza nel domani che ci deve raggiungere, è la speranza per un nuovo inizio perché abbiamo letto: saranno il mio popolo. Dio è pronto a farsi un popolo nuovo perché, nello stato in cui si trovano, non sono il popolo di Dio, si trovano in quella condizione perché non hanno vissuto da popolo di Dio. Ma quando riceveranno il cuore, avranno un cuore maturo per riconoscere la bontà, la fedeltà del Signore, essi saranno popolo dell'Eterno. Andiamo insieme al capitolo 29 per trovare conferma di questo annuncio proiettato nel futuro. Questo è il testo che Geremia stende, scrive. E manda agli esuli, appunto a quelli che sono in Babilonia, nel paese dei Caldei. E fa riferimento all'annuncio che questo esilio avrebbe avuto una durata di 70 anni, così come era annunciato al capitolo 25, al verso 11. Leggiamo assieme dal verso 10, poiché così parla il Signore. Quando settant'anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò a effetto per voi la mia buona parola facendovi tornare in questo luogo. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi. E io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Vi farò tornare dalla vostra prigionia. Vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho cacciati, dice il Signore. Vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare. Dobbiamo tenere presente che questo è un testo che è inviato a quelli che sono nella deportazione. Quindi Geremia si fa ancora portatore di questa speranza fuori da Gerusalemme. Questo testo viene preparato e affidato ad uomini per raggiungere quelli che sono a Babilonia. Quindi non è vero che Geremia ha nel suo cuore la soddisfazione che quanto accaduto era quello che lui aveva annunciato. Nessun servo dell'Eterno, nessun portatore della parola dell'Eterno può gioire della sofferenza, del dolore che coglie ancora il proprio popolo. Geremia si sente spinto ad essere vicino ai deportati e si fa per loro ancora annunciatore che il Signore li avrebbe riportati ancora in Gerusalemme. Dal capitolo 29 fino al capitolo 33 abbiamo tutto un blocco di testi che cerca di alimentare questa speranza, quindi di infondere nel cuore degli esiliati che ci sarà un ritorno, un ritorno che è comunque è legato ad una profezia precedente che aveva annunciato che questo esilio sarebbe durato almeno 70 anni. Poi conosciamo dalla storia che dopo questi 70 anni ci saranno dei rientri ancora scaglionati a blocchi di persone. Desidero concludere questo nostro percorso su quello che è l'ordine di mettere per iscritto ancora queste parole. E desidero che possiamo notare che troviamo quest'ordine appunto nel blocco di speranza, nel blocco di redenzione. Infatti al capitolo 30 possiamo leggere. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Così parla il Signore, Dio di Israele, scrivi in un libro. Tutte le parole che io ti ho detto, poiché ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io riporterò dall'esilio il mio popolo di Israele e di Giuda, dice il Signore, e li ricondurrò nel paese che diedo ai loro padri ed essi lo possederanno. Queste sono le parole che il Signore ha pronunciato riguardo a Israele e Giuda. E poi il testo continuo. Troviamo un'espressa, una chiara indicazione di mettere per iscritto, perché è importante, è fondamentale che in particolari momenti storici ciò che viene annunciato come profezia, ciò che viene proposto come parola dell'Eterno, abbia un riscontro storico, ossia quelli che verranno nel tempo a venire, possa quel testo dire, guardate, le cose erano così e fu annunciato questo, e chi verrà dopo sarà in grado di dire se realmente è accaduto. Questo è particolarmente interessante nella vita di Geremia, perché Geremia non vedrà questo ritorno. Geremia non verrà. Il, non vedrà il ritorno degli esuli da Babilonia perché sarà trasportato dagli altri profeti e ancora dal re in Egitto. E dall'Egitto non abbiamo più notizia ancora delle vicende di Geremia, e per cui si ritiene che sia morto lì, non deportato in Babilonia, ma trasportato con la forza nel paese d'Egitto. Ma l'aver messo per iscritto, in parte lui, in parte Baruch, in parte non sappiamo chi abbia curato la trascrizione, ma l'aver iniziato, l'aver risposto a questo sentore, a questo sentire di mettere per iscritto, ha permesso ancora ai figli degli Esoli di conoscere che l'Eterno non aveva abbandonato il suo popolo. E né tantomeno si era dimenticato di loro. Anzi, abbiamo letto poc'anzi che cosa? Vi darò un cuore, un cuore per conoscere il Signore. Essi saranno il mio popolo. E ancora oggi, queste scritture continuano a testimoniare l'interesse di Dio per l'umanità. Purtroppo la parola, la rivelazione di Dio giunge per forza di cose, per canali e in termini umani. Ma dietro l'umanità che può veicolare la sua parola sono i tempi, sono i segni annunciati, sono i segni portati che serviranno da riscontro per dire sì, ciò che ho udito è realmente accaduto. La mia speranza è che questo parlare al futuro possa essere un parlare al presente nella vita di quanti stanno leggendo il libro di geremia che possiate attualizzare questi termini nella vostra vita di oggi e credere che al di là di ogni crisi c'è speranza per quelli che confidano nell'eterno c'è speranza per quelli che ritornano a lui c'è speranza per tutti coloro che si allontanano da ogni forma di malvagità, perché quelli che si allontanano dal male hanno un cuore in grado di conoscere Dio e quelli che hanno conosciuto Dio entreranno per diritto a far parte del suo popolo. Se alcuni elementi non vi sono chiari io non posso far altro che invitarvi a rileggere il libro del profeta Geremia. Se invece volete riascoltare, riseguire queste lezioni, potete contattare la nostra segreteria o andare ancora sul sito internet dell'emittente, dove potete avvalervi di tutte le registrazioni quando volete e con chi volete. Perché no? Li potete anche scaricare e proporle ad altri, perché il nostro desiderio è che tanti altri possano innamorarsi della Bibbia che possa essere per loro la parola di Dio. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione con la quale cominceremo a conoscere, andando per ordine, il profeta Ezechiele. Dio vi benedica.